Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto in anticipo ragazzi uno dei giochi PSN che verranno rilasciati il prossimo mese. Questo è Cantico ragazzi, come state vedendo, e questa è una mitica scena secondo me tratta dal film La maledizione della prima luna di Johnny Depp, della serie Pirati dei Caraibi, insomma non so chi se lo ricorderà. E niente ragazzi, a parte queste cinematiche il gioco è abbastanza bello, però realmente andiamo a vedere che non è proprio come stiamo vedendo, perché queste comunque sono cinematiche del gioco e quindi il gioco sarà un pochino diverso, anche perché se era così era abbastanza bello. Comunque sia, rimane sempre il fatto che la cinematica è molto bella. Il gioco in se stesso ragazzi, cosa consiste questo gioco? Allora, questo gioco consiste nel portare avanti una civiltà, una dinastia, non so, una casata se vogliamo chiamarla così, partendo da zero, partendo dal nulla ragazzi. Quindi noi andremo a creare il nostro popolo. Allora, innanzitutto dovremo creare una casata. Come state vedendo c'è un contatore degli anni che passano e tutto il resto, insomma è l'evoluzione che noi faremo all'interno del gioco. Quindi comunque sia, dicevo, andremo a creare una casata rispetto agli altri Cantico, che si poteva mi sembra giocare solo con un personaggio. Qui si può creare ben una casata, diciamo, no? Più personaggi, più persone di questa casata, per estendere diciamo il nostro dominio, per ripartire le responsabilità, insomma diciamo che è un gioco che per chi è interessato al genere è abbastanza carino. Questo gioco è stato rilasciato nel 2014 per PlayStation 4 a livello gratuito, è stato rilasciato solo quest'anno. È un gioco stile Age of Empire, tipo Sin City 3000, o non so se Clash of Clans si avvicina molto a questo tipo di gioco, però comunque penso di sì. Andremo a fare le nostre battaglie, le nostre cose, fino a conquistare il mondo, e dovremo cercare di essere dei bravi dittatori o dei bravi player per non terminare la nostra vita. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.